diceva che l'essenziale è invisibile a tutti. E questo sono le cose da fare, la guardia di finanza. Assicurano l'essenziale, non me ne accorgete, loro sono lì 24 ore 24, 365 giorni all'anno, e assicurano la sicurezza. Ma poi ci sono dei compiti complementari. E questo è quel famoso collante del quale parlavo all'inizio. Qui abbiamo anche Benedetto, vorrei organizzare una manifestazione, un'associazione di protezione civile, della quale coinvolgere tutte le componenti, prefettura, comune, regione, questura, magistratura, tutti quelli che possono avere, che possono partecipare a questo tipo di attività, ma soprattutto i ragazzi che possono avere anche la possibilità di vivere direttamente quella che è l'esperienza di supporto per il bene comune. Adesso, al di là di questo, ritorniamo alla musica. Questo sarà il primo esempio di un solista, perché l'orchestra si esprime nella sua complessità, ma anche dei solisti a volte. Un suonatore di coro, che tra l'altro ha comunicato proprio da noi un po' di anni fa, è un po' un cicciottino, abbiamo visto le fotografie, insomma, no, ma il tempo passa per tutti. Però abbiamo conservato questo grosso legame, soprattutto lo ha conservato il maestro Cotugno, e quindi ci proporrà questo brano che è eccezionale. Di Donato Severato, Cantus. Cantus esprime dal secolo XIII in poi il Cantus Firmus, divenne la melodia di base su cui si elaborava elementi contrappuntistici. Nel brano Cantus, il Cantus Firmus si affidava al corno che con lo strumento dell'orchestra dialoga a mo di antifono. Il solista sarà il maestro Giuseppe Smaldino e il maestro sarà il maestro Nicola Cotugno.